voleva coinvolgere le associazioni, i comitati di quartiere. Allora chiamerei Chiara a illustrarci questa cosa che secondo me è stata bella. Sì, la COL è stata promossa all'interno della Biennale Spazio Pubblico dalla Commissione Partecipazione dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e in collaborazione col Forum PA sul tema della cittadinanza attiva. E quindi tutte queste pratiche che sono emerse, che sono molto interessanti perché mettono insieme un insieme di soggetti che vanno dai comitati locali, nati magari come protesta e trasformatisi nel tempo a comitati che propongono, che aiutano anche le amministrazioni pubbliche a mantenere, a gestire spazi pubblici che altrimenti avrebbero grossi problemi di sicurezza, di degrado e anche proprio di fruibilità. Quindi da appunto iniziative dal basso promosse da comitati a iniziative invece più strutturate promosse dalle stesse amministrazioni o dai consigli di quartiere o anche da professionisti che operano in questo campo. Quindi molto diverse, sono tutte, io vorrei leggerle tutte, ma siccome siamo un po' in ritardo non vorrei prendere troppo tempo, però le trovate tutte in quei pannelli che sono stati fatti, che sono nei totem lì fuori. Vanno da Bolzano appunto a Lecce, passando dalla Sardegna, Sassari e Cagliari, ma insomma praticamente sono rappresentati moltissimi gruppi del nord, del sud e delle isole. E quello che chiedeva la Cole, che è emerso con molto valore, è che il coinvolgimento che si coinvolgessero soprattutto le categorie sociali che spesso i percorsi d'ascolto istituzionali hanno difficoltà a coinvolgere, in particolare donne, bambini, anziani, immigrati, homeless, portatori di disabilità fisiche e mentali. Sì, questa è pieghevole e questa è invece grande da attaccare. Sì, sì, qua. Chi è che va a torpignattare? Facciamo dei piccoli gruppi. Facciamo dei piccoli gruppi perché da soli non ce va ad andare nessuno. Noi facciamo Marranella, era Tosca e Tempesta. Tutta Marranella.
dare in cambio? Possiamo far avere... La manifestazione si inserisce all'interno di un evento di portata maggiore, di respiro più ampio.